sí. De nuevo aquí Rodríguez para ti. ¡Tacata! ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta. Tacatá. La gente va. Amici di Fashion One, ci troviamo a San Michele Salentino, Archimama Bistrò. E questa sera c'è una serata molto divertente, la gente si sta divertendo a crepapelle. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, es mío también. Bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo. Archimama Bistrò è un ristorante pizzeria dove vengono organizzati battesimi, cresime, compleanni, feste di tutti i generi. Archimama Bistrò è conosciuto per la squisitezza della pizza, un 10 e lode al pizzaiolo. Ci troviamo con Angelo, il proprietario del Archimama. Buonasera. Buonasera. Angelo, se tu dovessi andare al Archimama, quale pizza sceglieresti? Salsiccia in duglia, oppure c'è quella cime di rape, è una pizza buonissima. Questa sera è una grande serata di compleanno. Sì, è un compleanno, un 18esimo, e come vedete si stanno divertendo. Angelo, invitiamo tutti gli amici di Fashion One a venire a trascorrere delle serate bellissime al Archimama Bistrò. Ok, grazie, noi stiamo qua. Sabe che soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Tra poco vi presento Veronica, la proprietaria. E ci ritroviamo con la simpaticissima Veronica. Ciao Veronica. Ciao, ciao a tutti, bentornati. Grazie a te Veronica di averci ospitato di nuovo qui al Archimama Bistrò. Grazie a voi che siete tornati sinceramente. Stasera, come avete visto, c'è una festa di compleanno, un 18esimo. E di tanto in tanto ho queste serate perché comunque i giovani portano sempre vita nel locale. Ed è divertente, poi si divertono loro a ballare. Iniziamo con un piccolo buffo, un piccolo aperitivo di benvenuto. Dopodiché, quando sono arrivati tutti, li servo un buffet, si intrattengono per un po' di tempo e poi stanno qui a ballare a volte anche fino a tardi. Il nome del locale è nato per caso, perché essendo che abbiamo cominciato proprio con le feste di compleanno, cioè l'idea è nata in questo modo. Allora Archimama innanzitutto significa farfalla ed è una lingua latina un po' antica. E poi farfalla perché? Perché come avete visto, a parte che mi piacciono le farfalle, ma poi ho cominciato come decorazione ad ammetterle un po' in giro nel locale e quindi ho detto perché no, alla fine il nome del locale sarà proprio Farfalla. Siccome butterfly in inglese era troppo scontato, farfalla in italiano ancora di più, ho detto vabbè, troviamo un nome più inusuale. Quindi è nato Archimama. Archimama ci segua. Sì, infatti. Speriamo che ci seguano sempre. Veronica, invitiamo tutti gli amici di Fashion One. Saluti a tutti, mi fa piacere sempre avervi qui e spero che ci veniate a trovare quanto prima. Speriamo che questo messaggio arrivi il più lontano possibile. Tacatà, bro!